Buonasera, io sono Alberto De Bortoli, studente di informatica, laurea magistrale come alcuni di voi, come alcuni di voi sapranno. E il talk, l'oggetto, è stato suggerito da questo signore lì, Diego Giorgini, in quanto essere il primo interessato all'argomento. Per lo sviluppo. C'è sotto dell'interesse, sì. C'è sotto dell'interesse, quindi possiamo dire, forse utilizzerai questa tecnologia per un corso universitario. E, parlo appunto di sviluppo mobile, di applicazioni mobile cross-platform, cosa vuol dire? Creare la nostra applicazione con un solo linguaggio, con un solo strumento e cercare di portarla ovunque, possibilmente, potenzialmente ovunque, quindi su device Android, device della Apple, su Nokia, su BlackBerry. Quello che vogliamo cercare di evitare, non per forza, ma cercare di evitare, imparare la tecnologia legata a una piattaforma specifica, quindi non vogliamo imparare a utilizzare Xcode per sviluppare con Apple, non vogliamo imparare a utilizzare le API di Google per Android, ma vogliamo aggiungere un livello di astrazione e utilizzare solo quello. Quando dobbiamo iniziare a sviluppare nativamente su una determinata piattaforma, cosa bisogna fare? Bisogna partire da zero, quindi impariamo un linguaggio, poi impariamo a utilizzare i tool per sviluppare su quella determinata, su quel determinato device, impariamo a fare a sviluppare partendo da esempi, guardiamo codice esempio che ci danno le case produttrici, andiamo avanti, impariamo a fare il test e il deploy, insomma ci vuole tempo per iniziare, può non essere facile, certe conoscenze magari le abbiamo già, non è detto, e lo svantaggio qual è? È che ci focalizziamo su una sola tecnologia, su una sola piattaforma. Quindi il modo per farlo a stile iPhone qual è? Studiare Objective-C. Magari conosciamo C, C++, linguaggi orientati agli oggetti, Java, però se non conosciamo Objective-C non possiamo iniziare a sviluppare. Dobbiamo per forza utilizzare gli IDE che ci dà l'Apple. Io parlo di Apple adesso, ma avete capito, perché ho qualche passato da sviluppatore su iPhone, insomma, Apple. Ho fatto qualche applicazione per ora. E dobbiamo utilizzare per forza gli IDE che ci dà l'Apple, quindi Xcode, per scrivere codice, interface builder per gestire la grafica, la parte visuale della nostra applicazione, utilizzare instrument per testarlo, eccetera. Dobbiamo guardare per forza gli esempi che ci fornisce l'Apple, dobbiamo capire come interagire con la rubrica dell'iPhone, dobbiamo capire come si utilizza l'accelerometro, come aprire la camera dell'iPhone, eccetera. Magari prendere anche la licenza se vogliamo pubblicare un'applicazione, quindi diventare abbastanza familiari con il developer program, con il developer portal, con l'iTunes Connect, tutte cose specifiche, e insomma poi iniziamo a sviluppare, la cosa può essere più o meno tutto. Quello che vogliamo è un framework più ad alto livello che ci svincoli da questa necessità, e vorremmo utilizzare le conoscenze che hanno i web developer, utilizzando linguaggi, passatemi il termine, un po' facili di quelli strict utilizzati per Android o iPhone, quindi C++, C#, Objective-C, Java. Quindi linguaggi come JavaScript, Python, Ruby, dato che è sulla bocca di tutti negli ultimi giorni. E insomma, scriviamo questa applicazione una sola volta con il nostro strumento e la possiamo portare sulle nostre piattaforme preferite. Ci sono dei framework che fanno questo, attualmente allo stato dell'arte, sono Rhodes, Fungert, però il framework che vi mostrerò oggi si chiama Titanium. E diciamo è forse quello che sta prendendo, ha preso più piede, perché molte applicazioni sono scritte in Titanium, e voi forse neanche lo sapete, utilizzate delle applicazioni sui vostri iPhone, sui vostri cellulari Android che sono scritte in Titanium, ad esempio l'applicazione di eBay, famosissima, o l'applicazione di PayPal, sono quasi sicuro sia scritta in Titanium, lo dicono loro. Ho anche applicazioni nate recentemente, posso citare Wunderlist che sta facendo fortuna, e c'è un'applicazione per gestire la lista delle cose da fare, insomma il punto focale è la portabilità, sia su Android sia su iPhone. Per ora Titanium, la portabilità di Titanium è solo su device Apple e device Android. C'è un porting su BlackBerry che è in beta, mentre per porting sull'ultimo sistema operativo che manca alla lista, insomma quello Nokia, dovremo aspettare ancora un po', anche perché stanno cercando di capire cosa vuole fare la Nokia con il sistema operativo. L'applicazione che scriviamo, Titanium Developer, non ci dà un'idea, non è un vero ambiente di sviluppo.
anche se le cose sono cambiate esattamente nelle ultime 72 ore, perché Accelerator, che è la software house di Titanium, ha acquisito Aptana, che è un edito per fare web, voi sapete benissimo, forse uno dei più famosi, uno dei più noti, e quindi a breve forse avremo anche qualcosa di più integrato, un ambiente di sviluppo integrato su Titanium. Non abbiamo degli editor visivi per l'interfaccia grafica, ed è difficile anche fare il debugging dei programmi scritti in Titanium. Quindi noi scriviamo il nostro codice, parte di è stato acquisito recentemente, il nostro editor preferito, e tramite questa applicazione molto scarica, molto semplice, Titanium Developer, appunto, possiamo importare progetti, compilarli su device, compilarli in locale su desktop utilizzando il simulatore, e possiamo semplicemente fare queste cose. Però insomma, siamo dei fan di Titanium, quindi forte, quello lo scriviamo in piccolo. I vantaggi cosa sono? Beh, alcuni non abbiamo la gestione della memoria seria. Uno che scrive un programma, un'applicazione in iPhone, deve gestire la memoria. Il linguaggio prevede che il programmatore debba gestire la memoria, e fortunatamente con questo framework non dobbiamo più farlo, perché scriviamo JavaScript, siamo forti, e ci pensa il framework a fare tutto. Non abbiamo un linguaggio fortemente tipato come potrebbe essere Java o C++, e appunto JavaScript non è debolmente tipato. Questo può essere un pro, può essere un contro. Vediamolo come pro. Il contro qual è? È che molti errori sono a runtime, non li possiamo rilevare a compile. Un altro pro, appunto, è che usiamo le API native, ed è anche il punto importante di Titanium, perché Titanium, quello, quando genera codice proprio per una determinata piattaforma, ma è tutto nativo. Quindi quando scriviamo un bottone o un'immagine o un image view con Titanium, quando viene compilata nel codice che è assolutamente nativo per la piattaforma originale. E altri pro. Un progetto di Titanium è molto semplice: nella cartella Resources abbiamo la nostra applicazione, il punto di accesso principale è il file app.js, e da dove appunto iniziamo a scrivere la nostra applicazione, e poi avremo tutti i file di immagini, di audio e altri file JavaScript. A livello superiore abbiamo un file di app.xml, e per quelli di voi che hanno già avuto occasione di sviluppare su iPhone possiamo fare un paragone col file info.propertylist, quindi i metadati dell'applicazione, il nome dell'icona, la dimensione dell'icona, il modulo ID, eccetera. Ma la cosa interessante appunto è la cartella build, che per ora ha due sottocartelle, Android e iPhone, e all'interno di queste due verrà appunto creato un progetto nativo che possiamo aprire col nostro ambiente di sviluppo nativo e apportare modifiche se siamo in grado di farlo, ovviamente. Quindi ad esempio con Xcode possiamo aprire il progetto creato dentro la cartella Xcode e possiamo fare tutte le modifiche che ci vengono in mente. Quindi per partire con Titanium, brevemente cosa si può fare? Beh, scaricare il PDF dal sito, get installed with Titanium, beh, insomma, una lettura piacevole, 3 ore, capite un po' come funziona, bello. Scaricate e installate l'applicazione, 10 minuti, dai, sono veloci, guardate velocemente Titanium come funziona, l'applicazione, la settate, magari mettete la licenza se ce l'avete, quindi potete compilare su device, cose così, 30 minuti. Scaricate questa applicazione fondamentale che mette a disposizione Titanium, Accelerator, si chiama Kitchen Sink, è un'applicazione che compilata sui vostri device, anche sul simulatore, vi fa vedere tutto quello che Titanium può fare nativamente utilizzando le API del framework nativo. Quindi tutto quello che in qualche modo è stato collegato tra i due framework. Questo, diciamo che in un'ora la guardiamo, poi dite, bah, bellissimo. Ho capito tutto adesso, non imparo una tecnologia specifica, rimango su questo di solito dura 2-3 giorni, almeno è stato così. Poi continuiamo a studiare, continuiamo a testare la nostra applicazione, vediamo gli esempi, e insomma, qui inizia il vero gioco. Adesso, guardando un po' di codice, andiamo sullo specifico, facciamo un esempio di come si fa a riempire una tabella su iPhone e poi con Titanium in JavaScript. Se dobbiamo riempire una tabella, è un'operazione semplice, è un'operazione che si studia il primo giorno che uno vede come sviluppare su iPhone, Android ad esempio,
dobbiamo utilizzare un meccanismo che si chiama la delegation. Questo delegation è un pattern di ingegneria del software. E il framework nativo di Apple utilizza pesantemente la delegation. Delegation cosa vuol dire? Un oggetto deve fare delle azioni, ma invece di farle lui stesso, delega qualche altro oggetto a farle per lui. Insomma, è un po' complicato e essendo Cocoa, ovvero il framework di Apple, tutto fondato su questo pattern, è abbastanza ostico da apprendere all'inizio, appunto per il getting started su un IDE o un API specifica è abbastanza complicato. Vediamo un po' di codice. In questo caso io voglio disegnare una table view. Ho un oggetto MyTableView dichiarato all'interno di una classe. In questo caso abbiamo una nomenclatura che forse non ho, notazione che non è nota a tutti gli oggetti sì. Questa classe dice che farà queste azioni al posto suo, al posto di MyTableView. Quindi dovremo implementare dei metodi a tutti i costi per riempire questa TableView tramite questa classe. Questi metodi quali sono? Allora, a parte le prime due righe che servono per prendere il file di database da array, questo primo metodo, numbers of section in TableView. Beh, iniziamo bene. Insomma, il numero di sezioni in una TableView. Quindi io per sapere quante sezioni ci sono in una table, io ho bisogno di implementare un metodo che mi ritorni un intero, un NS. Vabbè, può essere interessante. Secondo metodo, TableView, numbers of section, numero di righe in una sezione. Io ho quella sezione e io voglio sapere a seconda dell'indice di sezione quante righe ho. Va bene, quindi se la sezione è la 42, va bene, metto tutte le righe di un certo tipo grandi perché 42 è importante. Può essere. Table view, title for header in section, titolo della sezione nella tabella. Quindi mi risponde intorno a questo metodo. Il titolo a seconda dell'indice, perché anche qui è nessuno che ripasso. L'indice della sezione. Va bene, andiamo avanti. TableView, questo è il migliore. TableView self-arrayed next path. Quindi, questo ci torna una cella che mettiamo nella riga dentro alla tabella a seconda dell'indice che gli passiamo. Fantastico. È abbastanza complicato. Inoltre, c'è una best practice qua che secondo me non dovrebbe essere apportata nello spazio del programmatore. Ovvero, if self uguale nil, noi riutilizziamo una cella, che vuol dire ad esempio se noi abbiamo una tabella sull'iPhone, la scrolliamo, certe righe vanno fuori dallo schermo, quella è memoria allocata, no? Furbo il programmatore, se sa sta cosa la riutilizza la memoria e la usa per le celle che comunque hanno sopra ad esempio. Vabbè, lo fa il programmatore, perché io voglio un framework che lo faccia per me questa cosa. Quindi insomma creo la cella, la metto e riempie la tabella in questo modo. Ho ancora altri metodi fantastici. TableView, head for running next path. Quindi l'altezza di una riga a seconda dell'indice. Va bene, ok. Per fortuna ritorno sempre 46. TableView, did select row in next path. Questo è quello che serve, ovvero io seleziono una riga. Beh, a seconda di quale riga ho selezionato, sempre a seconda dell'indice, io farò qualcosa. Va bene. Quello che volevo fare in realtà è riempire una tabella semplicemente. Io ho il mio oggetto tabella, faccio il punto, data uguale e gli passo il database. Io vorrei fare questo nel 2011. Quindi questa cosa è abbastanza frustrante. Io lo vedo frustrato. Insomma, ho provato. Abbastanza frustrante. JavaScript con Titanium ci permette di fare un po' quello che volevo. Io carico nelle prime due righe il database.